Ciao a tutti, perché è proprio il 25 novembre la giornata contro la violenza sulle donne. Allora, questo fatto risale al 25 novembre del 1960, cioè il motivo per cui è stata dedicata questa giornata, questa giornata contro la violenza sulle donne. Perché il 25 novembre 1960 furono uccise e torturate tre donne. Le tre sorelle Mirabal nella Repubblica Dominicana. Queste tre sorelle, diciamo, Aida, Maria Argentina e Antonia Mirabal, avevano messo in atto una, diciamo, una sorta di guerra, di battaglia fondamentalmente, non violenta ovviamente, contro la dittatura che all'epoca c'era nella Repubblica Dominicana, la dittatura di Rafael Trujillo. E loro, diciamo, avevano messo in atto molte azioni con il nome di battaglia Las Minaposas, Miraposas. E, diciamo, e tra le azioni che vollero fare, dimostrative, vi fu quella appunto del 25 novembre 1960, dove si recarono nella capitale a far visita ai loro mariti incarcerati, per far visita ai loro mariti incarcerati. Però purtroppo quel giorno i servizi segreti le tesero un'imboscata, le rapirono, le torturarono e le uccisero. Diciamo che questo fatto però, l'uccisione, diciamo, delle tre sorelle Mirabal, creò molta commozione nella popolazione, e fu la goccia fondamentalmente che fece traboccare il vaso di 30 anni di dittatura. Quindi vi fu un'azione di popolo contro il dittatore che venne ucciso e rovesciato il suo regime, diciamo così. E quindi questa giornata fu dedicata proprio al martirio di queste tre donne come simbolo, diciamo, della violenza subita dalle donne. Ecco, questa è l'origine di questa giornata. Per questo video è tutto, al prossimo, ciao!